Benvenuti nella cucina di Pasta Zara, la pasta italiana. Prepariamo insieme le spirali cremose. Portate a bollore 3 litri e mezzo di acqua. Aggiungete 35 g di sale grosso, mescolate bene e solo quando tutto il sale è sciolto aggiungete la pasta da cuocere, seguendo il tempo di cottura indicato sulla confezione. Girate con un mestolo qualche volta fino al giusto punto di cottura. Frullate finemente la frutta secca insieme al sugo e a qualche cucchiaio di olio. Versate il condimento nella ciotola, regolate di sale e aggiungete l'erba cipollina tritata a coltello. Scolate la pasta e conditela con il sugo preparato. Se necessita, aggiungete qualche cucchiaio di acqua di cottura. Guarnite con pecorino grattugiato. Il piatto è pronto. Buon appetito da Pasta Zara!